Di Vincenzo e parlerò dell'iridologia e dell'epigenetica, argomenti interessanti che spero piacciano ai presenti e cercherò di trasmettere quello che saranno le informazioni giuste per loro. Dottor Dorsi? Tocca a me. Io sono qua, sono un psicoterapeuta e diciamo esperto nel settore del suono vibrazionale. Utilizzo la vibrazione e il suono per il nostro benessere e quindi approfondiremo prima di fare il bagno sonoro, diremo qualcosa di importante per inserire le frequenze, la risonanza e tante altre cose carine. E che veniamo a lei. Allora, psico coaching. Sì, io sono uno psicologo, Uno ma sono anche un psicologo. mental coach. Il mental coach di solito è colui che allena le potenzialità, cioè cerca di tirar fuori il meglio dalle persone. Io ho unito queste due figure e ho creato questa metodologia che è proprio lo psico-coaching, che prende in considerazione sì l'allenamento mentale, ma anche diciamo, l'aspetto più globale della persona, che è ciò che viene considerato dalla psicologia. E quindi il mio interesse è quello di andare a sviluppare il pieno potenziale delle persone, quindi non solamente motivarle a fare di più, non solamente tirare fuori il meglio, ma garantire a ciascuno di poter vivere una vita a 360 gradi più completa, in maggiore benessere. E sono qui grazie all'invito del maestro Vincenzo Dorsi e della maestra di yoga Denise Battigliana, che sono gli organizzatori di questo evento. Mi fa piacere essere qui perché in questo contesto vi è un'attenzione globale alla persona, anche attraverso queste forme alternative e complementari che vanno comunque a tirar fuori il meglio, ma anche il profondo, anche a suscitare, quindi a stimolare il profondo. Oggi presenterò anche il mio libro, che si chiama, l'ultimo mio libro, che si chiama Favole ipnotiche per ritrovare la calma e la fiducia in se stessi, che sono proprio delle favole che io ho scritto per fare in modo che ciascuno, leggendole o facendosele leggere, entri in uno stato ipnotico e abbia dei risultati nella vita quotidiana su alcuni aspetti specifici che sono stabiliti in ciascuna favola. Quindi Denise Battilana, maestra di yoga, in questo, noi veniamo, usciamo fuori da un periodo ancora neanche del tutto fuori, ma insomma veniamo da un periodo molto duro. Diciamo che questi tre campioni li chiamerei così perché ognuno per Sono conto stati scelti proprio. a caso, proprio per il momento. Quindi grande merito di aver creato questo evento, questa serata davvero importante, proprio perché si parlerà, perché la gente ha bisogno di tranquillità e serenità, giusto? Esatto. Io mi presento, sono Denise Battilana, sono appunto di Melfi, mi occupo di estetica benessere, sono anche insegnante di yoga in questa palestra, Movement Lab, e ringrazio Stefania Villon per avermi dato questa possibilità e appunto ho invitato Vincenzo per la presentazione del libro, Vincenzo con il bagno sonoro e il dottor Carmine per le sue prestazioni di lettura dell'iride e quant'altro, che probabilmente organizzeremo anche altri eventi anche più grandi di questo. E io mi occupo anche del massaggio col bagno sonoro, quindi quale occasione migliore invitare il maestro Vincenzo proprio per ampliare sempre di più questa conoscenza, sempre mirato al benessere. Quindi ci prepariamo per questa sessione, grazie a tutti i partecipanti e grazie alla Nicoletta e un applauso a voi.